nella mia esperienza, diciamo che ho vissuto varie situazioni e differenti conflitti, dall'Afghanistan all'Ucraina, alla Libia, alla Siria, poi ovviamente anche nuovi nemici, cioè questa cosa del fondamentalismo, dei jihadisti, quindi diciamo che la guerra ha avuto un'evoluzione e ultimamente però noi forse ci dimentichiamo perché è importante ricordarsi la storia e il mio lavoro ha senso per quello, perché la storia serve per avere un futuro differente, apprendere la storia serve a questo. È considerato tra i migliori talenti della sua generazione. Gabriele Michalizzi, fotoreporter di guerra, vincitore di Master of Photography, continua a coltivare la sua passione principale, fotografare per la storia, e lo ha raccontato in una serata alla Casa dell'Energia, in un evento targato anche Arezzo TV, Fotozoom, Fonderia delle Il Idee. problema grosso del nostro tempo è che ci sono sempre meno professionisti a farle e si utilizzano sempre di più i video e comunque le immagini che fa chiunque. E il problema proprio del nostro lavoro è che noi abbiamo una credibilità che ci guadagniamo nel tempo da giornalisti, abbiamo un codice deontologico, abbiamo delle regole a cui sottostiamo. Invece adesso è un po' alla mercé di tutti, quindi chiunque può fare fotografia e spedirla a un giornale, e quindi il giornale deve comunque fare un fact-checking, si dice in inglese, cioè un controllare la sorgente della notizia. E questa è una cosa che sta creando dei problemi, perché molte volte escono queste fake news, appunto, e quindi adesso non si sa più cosa è vero e cosa no. Quindi questo periodo di social, comunque dove le notizie viaggiano così velocemente, non si sa più cos'è vero e cos'è falso. Prima invece un giornale aveva l'autorevolezza per comunque certificare una notizia e se sbagliava comunque avrebbe ripubblicato un'edizione dopo la rettifica. Questa cosa si sta andando perdendo e questo è un grave problema per il nostro lavoro e in generale per l'informazione pubblica. Due volte è stato ferito e potrei raccontarti tante volte in cui mi è andata molto bene, che hanno ferito gente di fianco a me. Capita, nel nostro lavoro c'è anche questo, ho perso tanti amici, ho perso anche dei colleghi, tra cui anche quasi un fratello, e capita, fa parte del nostro lavoro, non è la cosa principale perché ovviamente ci sono dei rischi, noi cerchiamo sempre di calcolare i rischi, però è un problema che nella guerra la variabile è sempre quella che poi causa l'incidente, quindi non si può prevedere tutto. È una componente del suo lavoro, noi lo sappiamo, cerchiamo di stare attenti, però ovviamente la notizia sta sempre dove è difficile arrivare molte volte.